Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Qui c'è un pubblico in sala che voi non vedete perché i riflettori sono su di noi, che in maniera molto narcisistica ci mettiamo in primo piano, perché abbiamo il piacere nella nostra redazione dell'Edicola del Sud, io e Ciriaco Viggiano, di ospitare per un confronto veloce, ritmato e spero anche molto animato i due candidati del centrosinistra alle primarie, Vito Leccese e Michele Laforgia. Benvenuti innanzitutto. Grazie per l'invito. Grazie. Allora, io vorrei, naturalmente, siccome questa è una redazione in cui la parità vige, tant'è che il nostro caporedattore è accanto a me, quindi uomo-donna, siamo una coppia di fatto, però comunque le donne comandano, diciamo, quindi comincio io, è innegabile, e voglio dire questo. Non abbiamo preparato clip perché vogliamo seguire i tempi della rete. I confronti in questi giorni ce ne sono stati tanti, li abbiamo visti, e quindi credo che, e anche attraverso i giornali, abbiamo conosciuto bene i vostri profili professionali. E quindi io non mi vorrei dilungare su questo, vorrei andare subito al punto, a punti propositivi su cui ragionare, e anche contestualizzando magari l'attualità, e l'attualità, diciamo, strettissima è anche quella di oggi, per cui la convenzione si riunisce stasera. Il tema è quello delle liste, perché diciamo ci avviciniamo a questa fatidica data finalmente decisa, che è quella del 7 aprile. Allora, mi piace cominciare proprio puntando sulla strettissima attualità, che naturalmente coinvolge Michele Laforgia da questa sera, ma che sta coinvolgendo innegabilmente anche Vito Leccese. Allora, parliamo di liste. Quale criterio si seguirà? E soprattutto, quale criterio si seguirà per far sì che nelle liste non ci siano impresentabili, che le liste siano giuste e pulite? Perché noi sicuramente su una cosa vogliamo essere netti, come io lo sono stata in un editoriale: Bari non è una città mafiosa, lo dico non da barese ma da chi vive in questa città e si sente barese, e non mi sento di vivere in una città, diciamo, strozzata dalla malavita. Però di sicuro c'è, con tutto il garantismo possibile, necessità di assicurare estrema pulizia sia nelle candidature che poi, come si è detto unitamente, anche nell'esecuzione delle primarie stesse. Chi vuole cominciare? Non tiriamo a sorte, cominciamo dall'attualità. Michele Laforgia, stasera come si svolge questo incontro? Incontro non lo so, perché io non, se parliamo di incontri dedicati all'organizzazione delle primarie, come ho dichiarato pubblicamente, io non me ne occupo, non me ne voglio occupare, avevo un'altra idea, diciamo, sullo svolgimento delle primarie, però alla fine è più importante tenere unita la coalizione e evitare discussioni infinite che non invece arrivare poi al momento del voto. Quindi su questo onestamente non lo so, visto che parliamo, insomma, di primarie sostanzialmente in modo tradizionale, io ho qualche dubbio sulle primarie in modo tradizionale, l'ho detto, lo ripeto, ne sono tuttora convinto, non sono soltanto dubbi miei, credo che ieri Veltroni abbia detto che sono diventate le primarie, che era uno di quelli che le aveva sostenute, uno scontro di potere e di correnti, quindi insomma non proprio l'esercizio migliore della democrazia. Però penso che una volta che abbiamo deciso di farle, abbiamo deciso di farle con candidati, non parlo per me, parlo per Vito Leccese, sicuramente qualificati, è bene farle nel modo migliore possibile. Noi daremo il nostro contributo organizzativo e soprattutto la migliore garanzia di regolarità delle primarie è la partecipazione al voto. Quanti più cittadini andranno a votare a questo punto,
tantomeno sarà possibile influire sul voto con i pacchetti di voti, con il mercato dei voti, con i compratori dei voti. Quindi mi auguro che la città risponda positivamente poi alla scelta comunque di farle queste primarie, e soprattutto mi auguro che il giorno dopo le primarie, quale che sia il vincitore, la coalizione che avrà più voti, saremo comunque tutti uniti per le elezioni vere che si fanno l'8 e il 9 giugno. Bello, quest'ultimo passaggio ricordiamolo, perché secondo me sarà utile per la tua prossima domanda. Vito Leccese. No, finalmente ascolto delle parole di verità rispetto alla vicenda che ha animato il dibattito all'interno della coalizione di centrosinistra, nel senso che io da sempre ho sostenuto il fatto che anche rispetto a fenomeni patologici della democrazia come il voto di scambio, il voto organizzato, l'unico modo per sconfiggere queste patologie è alimentare la stessa democrazia attraverso la partecipazione. Per questo da subito io ho chiesto che fossero consultazioni ampie e che potesse partecipare il maggior numero di persone in condizioni di facilità di espressione del proprio voto. Bene, oggi si incontrano all'interno della convenzione per discutere di una proposta elaborata da, io francamente non ne conosco neanche i contenuti, io ho fissato dei principi su cui lavorare, che sono principi condivisi da subito anche con Michele Laforgia, dopo che abbiamo deciso di utilizzare il metodo delle primarie per arrivare alla unità, no, in termini di rappresentazione di questa coalizione molto ampia. E del resto questi principi sono quelli che ricordava ora Michele Laforgia: partecipazione ampia, partecipazione facilmente accessibile da parte di tutti. E questo, diciamo, poi io credo alla fine c'è stato un lunghissimo dibattito, perché Michele Laforgia è sostanzialmente stato candidato dalla convenzione credo all'inizio di dicembre come candidato di una parte della coalizione, appunto dalla convenzione per Bari, e successivamente c'è stato un dibattito molto intenso che ha interessato tutti i partiti, anche il Partito Democratico, che vorrei ricordare a tutti aveva 3 autorevoli candidati al proprio interno. Dopodiché non si è riusciti a fare sintesi all'interno del tavolo di confronto delle forze politiche della coalizione. Abbiamo pensato che il modo migliore, e non certo in termini di scontro di potere o di confronto tra logiche diverse rispetto, diciamo, a una primazia all'interno della coalizione, ma rispetto, diciamo, a un metodo che almeno qui sul nostro territorio è stato sempre utilizzato e ha portato anche alle più belle esperienze di governo locale. Immaginate Nichi Vendola, Michele Emiliano e lo stesso Antonio De Caro. Quindi abbiamo pensato di, come spesso ci ricorda Michele Laforgia, di utilizzare questo metodo di consultazione con un altro nome, quello di unitarie, perché credo che alla fine, anche grazie a questo patto di lealtà e di condivisione che sarà sottoscritto tra tutte le forze politiche del centrosinistra, il risultato di questa consultazione sarà riconosciuto da tutti, e quindi ci presenteremo tutti uniti e compatti alla scadenza dell'8 e del 9 giugno. Quindi deve recuperare. Sono in credito. Allora, risposte chiarissime sulle primarie, però facciamo il passo successivo, cioè una volta individuato il candidato si tratterà di garantire la pulizia delle liste che verranno sottoposte al vaglio degli elettori, e in un momento in cui la politica barese è terremotata da un'inchiesta della magistratura, le forze politiche dovranno fare molta attenzione, dovranno verificare con criteri particolarmente stringenti dal nostro punto di vista quali saranno i componenti di queste stesse liste. Ecco, come farete? Allora, io prima voglio dire che il percorso in cui noi siamo arrivati a queste primarie non è proprio tutto lineare come lo ha descritto Vito poco fa, è un percorso un po' più accidentato. Lo dico perché qua c'è un punto che riguarda esattamente questo aspetto. Mi hanno ripetuto tante volte in questi mesi,
anche personaggi molto autorevoli, purtroppo se sei tu il candidato, quelli se ne vanno a destra, quelli ci fanno perdere. Ora, questi quelli, io non ho mai capito bene chi fossero, con nomi e cognomi, ma mi chiedo, oggi si sono tranquillizzati? E se si sono tranquillizzati, perché si sono tranquillizzati? Lo dico perché questo è un aspetto importante della sua domanda. Il primo requisito di pulizia delle liste sta nella chiarezza della proposta politica, nel fatto che le persone si riconoscono in una proposta politica, in un candidato, in un modo, in un metodo anche di selezione delle candidature. Noi abbiamo fatto un lungo percorso dentro la convenzione e anche un lungo percorso, diciamo, di dibattito in città per arrivare poi a questa candidatura, perché questo è quello che mette ai margini appunto i compratori di voti, i pacchetti di voti, il mercato dei voti, che è, per capirci bene, esattamente quella zona d'ombra nella quale si infiltra anche la criminalità organizzata, perché questo andrebbe pure chiarito, diceva bene la direttora prima, Bari non è una città mafiosa, ma è una città in cui esistono clan mafiosi, e i clan mafiosi oggi non è che hanno una rappresentanza politica diretta, ma influiscono sulle elezioni perché non fanno altro che intermediare la vendita del voto attraverso la presenza sul territorio. Quindi la prima risposta, secondo me, sta nella politica. Io credo nella politica, sono convinto che la politica, quando è leale, quando è trasparente, quando è buona politica, è il primo argine all'inquinamento. Poi ci sono delle regole che naturalmente vanno rispettate. Le regole sulla composizione delle liste sono quelle, non ci dobbiamo inventare niente da questo punto di vista, che presuppongono che i candidati innanzitutto si presentino con una fedina penale, come si dice in modo improprio, pulita, che lo facciano con un'autocertificazione, che vengano verificati da un comitato di garanti, insomma che ci sia la possibilità di verificare che chi si offre per rappresentare la città, perché poi consiglieri municipali e consiglieri comunali altro non sono che rappresentanti della città, abbia una immagine, non soltanto diciamo una coscienza, pulita. Credo che questi due siano i requisiti principali. Il primo, la chiarezza della proposta politica, il fatto che nessuno deve andare alla ricerca di pacchetti di voti, non si deve esporre, cosa che avviene sempre in tutte le elezioni, sia chiaro. La seconda, quella di chiedere ai candidati di autocertificarsi, non c'è un altro sistema perché le leggi sulla privacy ci impediscono anche di acquisire persino il certificato penale, quello delle condanne, ma abbiano un'autocertificazione e si presentino come, non voglio dire immacolati, ma come puliti. Aggiungo che quando la politica è sana, i candidati si conoscono, i territori si conoscono, i quartieri si conoscono, e quindi è molto più facile fare quell'operazione di filtro che è necessaria per evitare l'inquinamento. Prego. A questo punto mi viene da chiedere a Michele perché abbiamo perso tanto tempo a discutere sulle regole, perché se il problema è la chiarezza della proposta politica, dimmi cosa c'è di opaco nella proposta di due candidature che hanno lo standing che hanno, che sono riconosciute autorevoli all'interno di tutto lo schieramento del centrosinistra. Perché io veramente a questo punto sono un po', come dire, basito rispetto alla perdita di tempo che c'è stato sul dibattito, forse anche molto incomprensibile per l'opinione pubblica, avvenuto all'interno del centro-sinistra sulla definizione delle regole delle primarie per evitare problemi di voto organizzato, di infiltrazioni, di condizionamenti del voto. Io credo che sia fuori di dubbio, almeno leggendo anche i commenti di tutti rispetto, diciamo, al profilo che abbiamo io e te, la proposta politica è di una chiarezza cristallina, quindi diciamo francamente, come dire, dobbiamo fare un po' di autocritica, se abbiamo un approccio di umiltà rispetto al dibattito che c'è stato dovremmo fare se un vuoi po' ti di rispondo, autocritica. Eh? Dopodiché, se è una domanda ti dopodiché, rispondo. Dopodiché io condivido con te che ovviamente sta alla responsabilità dei dirigenti politici e dei rappresentanti delle liste candidare persone che ovviamente abbiano il massimo della trasparenza possibile. Io
Rispetto a questo ho detto nei giorni scorsi, e non usando parole roboanti come mi ha accusato Michele Laforgia, ho detto che gli episodi di trasformismo devono essere allontanati da noi, perché sono proprio in quegli episodi di trasformismo che si insidiano, diciamo, le forze del male. Allora, siccome io non ho nessuna intenzione di essere rappresentante delle forze del male, anzi, sono qui, ho dato una disponibilità alla mia candidatura per rappresentare le forze del bene, quelle che vogliono continuare a far crescere questa città, a quel punto, diciamo, dobbiamo evitare che ci siano episodi di trasformismo, evitare quelle zone grigie, quelle zone ambigue della politica, che ovviamente possono celare e nascondere episodi di malcostume, episodi di mercimonio della democrazia. Allora, io vado avanti e rassicuro, perché mi sto guardando i commenti, Alba, che dice che due maroni, la polemica a tutti i costi, che noi non vogliamo fare la polemica a tutti i costi, anzi vogliamo essere molto molto costruttivi. E allora, è proprio perché ricordo la prima risposta di Michela Forgia e anche, diciamo, la sollecitazione di Vito Leccese, lancio una provocazione. Naturalmente avremo un risultato per queste primarie e sarà un nome solo. L'altro nome, appunto nel segno di quella unitarietà di cui state parlando, come si renderà disponibile? E soprattutto è disponibile ad essere il vice di chi è il vincitore delle primarie? Risponde Vito per primo. Ma guardi, io ho dato una disponibilità, offerto, che mi è stata richiesta da alcune forze politiche, a partecipare a questo percorso, che è un percorso, diciamo, che punta ad assicurare il buon governo nei prossimi 5 anni per questa città. Ovviamente il risultato delle primarie è fuori di dubbio che sarà riconosciuto non solo dalle forze politiche che mi sostengono, ma anche da me personalmente. Dopodiché io sono al servizio di questo percorso politico nelle forme che si riterranno più opportune, più adeguate rispetto al contributo che io posso dare. Del resto, diciamo, in 40 anni di attività politica io l'ho intesa sempre come missione e come servizio nei confronti della città, dei cittadini e in generale della comunità. Michele Laforgia. Io ho già risposto in realtà a questa domanda, cioè ho già detto che secondo me la nostra città ha bisogno sicuramente di buoni amministratori, e ce ne sono, ma ha anche bisogno di persone che tornino ad interessarsi di politica anche al di fuori dell'amministrazione, che è quello che io ho fatto praticamente per tutta la vita, cioè da quando avevo 14 anni fino ad oggi. Quindi il mio contributo dal punto di vista politico sicuramente ci sarà, ma siccome io non aspiro necessariamente a una carica amministrativa istituzionale, ovviamente non necessariamente né da vice né da assessore né da altro, si può fare politica, si può tornare a fare politica anche al di fuori delle istituzioni. Noi lo abbiamo plasticamente dimostrato in questi anni, credo, anche, diciamo, con qualche merito da questo punto di vista, perché non si era mai vista tanta discussione pubblica come in questi ultimi anni, quella che, insomma, abbiamo di fatto animato noi. Quindi, insomma, la mia disponibilità c'è da questo punto di vista, però io devo dare una risposta a Vito, perché Vito mi fa le domande ma poi non vuole le risposte. No, okay. Lui dice che abbiamo perso tempo. Lui dice che abbiamo perso. Di che cosa abbiamo parlato? Innanzitutto abbiamo parlato forse alla lunga per una settimana di regole, non di più, anche perché gli ho ricordato e gli devo ricordare anche oggi che la sua candidatura è arrivata poche settimane fa, ci hanno messo alcuni mesi per mettersi d'accordo su chi dovessero essere i candidati, diciamo i candidati alternativi. Dopodiché non vorrei che la mia disponibilità e anche, diciamo, la mia gentilezza venisse scambiata per una forma di sottomissione che non mi è proprio, diciamo, non mi viene proprio spontanea. Guarderei benissimo dal non mi viene spontanea. Io ero convinto e sono convinto che noi, non solo che le primarie non sono lo strumento migliore per selezionare la classe dirigente, ripeto, non lo dico solo io, ma lo dicono in tanti, anche quelli che le hanno proposte, ma le primarie. Hai citato Veltroni, ma che scontro di potere ci può essere nel primario?
e trammette, che sì, scontro però, di potere. Vito, abbi pazienza, fammi finire di dire quello che voglio dire. E c'è sempre uno scontro di potere. Lo scontro di potere non è fra me e te, non siamo io e te. Ho detto più volte, anche in pubblico, ma l'ho detto anche in privato, tendenzialmente dico le stesse cose in pubblico e in privato, che se fossimo io e te a dover discutere del futuro della città, ci saremmo probabilmente messi d'accordo in mezza giornata. Naturalmente, quando invece si discute di una grande città, dell'amministrazione di una grande città e degli interessi che ineluttabilmente ci sono nell'amministrazione di una grande città, noi non siamo imperatori, siamo rappresentanti di forze, di interessi, di gruppi che inevitabilmente stanno o da una parte o dall'altra, poi ci sono anche quelli che stanno a destra. Quindi dire che io e te siamo per bene, e non c'è dubbio, credo su questo, almeno io non ne dubito con riferimento a te, non significa dire automaticamente che siamo esenti da rischi, perché il modo migliore, o meglio, il modo peggiore per trovarsi poi nei guai è esattamente quello di pensare che siccome noi siamo per bene, tutto il mondo che ci ruota intorno è per bene, perché non è così oggi, non era così ieri e non sarà così domani. Quindi tornando alle primarie, ma poi veramente non parliamone più, io avevo proposto regole stringenti e certe per evitare che le primarie avessero il grado di confusione, uso volutamente un termine gentile, che hanno avuto anche a Bari, anche nel 2014, le famose primarie in cui è stato eletto Antonio De Caro. Come sanno tutti, come è scritto su tutti i giornali, perché dobbiamo negarlo? Il mondo non è né buono né cattivo, né tutto bianco né tutto nero, e noi, se vogliamo, per usare un termine che ha usato lui, io non lo userei in quel modo, stare dalla parte del bene e non dalla parte del male, dobbiamo sapere che oltre che il bianco e il nero c'è a Bari soprattutto tanto grigio, e che questo grigio va governato, va accompagnato verso il bianco e non va ignorato, perché quando viene ignorato c'è qualcun altro che se ne occupa, e se ne occupa meglio di noi. Così ho anche risposto alla domanda. Allora, grazie. Io adesso vorrei lanciare una provocazione ad personam ai due candidati, perché sicuramente chiunque dovesse vincere le primarie e successivamente le elezioni dovrà fare i conti con l'eredità di Antonio De Caro, che è uno dei sindaci più apprezzati e amati d'Italia, e a chi è stato il suo braccio destro per tanti anni, chiedo, sarà autonomo da De Caro? Perché si parla addirittura di un ruolo per De Caro, un ruolo da vice sindaco, da assessore, da consulente. Insomma, il suo approccio quale sarà? E questa è la domanda per Leccese. Mentre all'avvocato Laforgia chiedo, ma lei non prova un po' di imbarazzo nel difendere persone che sono coinvolte nell'inchiesta codice interno che ha riguardato le elezioni e anche le primarie? E poi a beneficio di chi ci sta scrivendo, dico che questa è l'ultima sessione politica, poi entriamo nei punti, perché ci sono punti che ci chiedono relativamente a cosa fareste per questa città. Allora, ti ringrazio, la domanda è molto interessante, anche perché diciamo, in qualche modo viene spesso utilizzata dai miei detrattori per indicarmi come una personalità politica priva di autonomia, che ovviamente diciamo non mi fa onore e soprattutto non fa onore alla mia storia di militanza politica in questa città. Antonio De Caro, al termine di questo mandato, lui ha sempre detto che avrebbe voluto fare il sindaco, perché per lui il mestiere del sindaco è il mestiere più bello del mondo. Anch'io ritengo che sia il mestiere più bello del mondo, ma anche il più difficile del mondo, soprattutto farlo raccogliendo l'eredità di un sindaco che ha creato un consenso, un rapporto viscerale con i cittadini che incredibile, straordinario. Io che ho accompagnato e ho visto l'attività politico-amministrativa di diversi sindaci, trovo che Antonio De Caro sia quello che in termini proprio umani e anche in termini numerici di consenso è stato un vero talento in questo. Dopodiché ovviamente io, Antonio De Caro, come sapete tutti, è candidato alle europee, quindi
diciamo, andrà a svolgere la sua attività politico-istituzionale, anche di rappresentanza degli interessi del territorio, a Strasburgo o a Bruxelles, insomma, quindi diciamo starà molto lontano da Bari e si occuperà geograficamente, in quella sede, geograficamente si occuperà in quella sede della sua città, del territorio, ma non solo, della amplissima circoscrizione che dovrà rappresentare, perché parliamo di 5 regioni dell'Italia meridionale. E dopodiché io credo che ognuno di noi è quello che ha fatto anche nel passato. Io ho una sensibilità, diciamo, diversa da quella di Antonio De Caro. Sono stato onorato di aver affiancato prima Michele Emiliano e oggi Antonio De Caro in questa straordinaria esperienza di governo della città, a partire dalla Primavera Pugliese sino, diciamo, ai risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. In particolare, diciamo, il fatto che oggi la comunità dei baresi è orgogliosa della sua città, della propria città. Noi sino agli anni 90 ci vergognavamo di dire che eravamo baresi. Oggi siamo orgogliosi di dire che siamo baresi, di rivendicare i successi della nostra città. L'altra sera vedevo le immagini stupende della fiction Lolita Lobosco, al di là, diciamo, degli apprezzamenti sulla fiction, però le immagini temevo che... sulla protagonista e no, stavo preoccupato. Insomma, al di là se può piacere o meno la fiction, le immagini della città sono di una bellezza straordinaria. E Bari, tra l'altro, nei prossimi mesi, subito dopo la scadenza amministrativa, ospiterà l'evento dei leader mondiali del G7. Ora, se la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che diciamo colore e di matrice politica avversa al centro-sinistra, ha scelto la città di Bari, lo ha fatto anche perché non solo la città di Bari è bellissima e quindi può presentare al mondo intero un gioiello, ma anche perché c'è un lavoro dietro che risale a tanti anni fa. Noi abbiamo ospitato il G7 Finanze, abbiamo ospitato il G20 Esteri, abbiamo ospitato appuntamenti internazionali di livello altissimo e abbiamo dimostrato come amministrazione comunale di essere all'altezza di queste sfide. Benissimo, allora avvocato, ovviamente allora, l'uno sì. Ha facoltà di cogliere la provocazione lanciata all'altro. Sì, ma rispondendo Michele, io non è che per amor di polemica, per carità, volevo soltanto in qualche modo non soltanto velocizzare i tempi del dibattito, ma anche creare un po' di attenzione, no? Poi per il resto... Allora, la domanda, io sì, sarò autonomo da Antonio De Caro, non era questa la domanda per me? No. Non era solo allora, questa. Io sarò autonomo da Antonio De Caro, come Antonio De Caro è stato in questi anni autonomo da me, quindi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, come sanno tutti, abbiamo collaborato, come sanno tutti, su cose anche importanti, siamo due persone diverse, non, lo so che non era la domanda a me, ma facciamo finta che fosse domanda, ho detto che domanda per me, però io sono una persona diversa da lui, la penso diversamente da lui su alcune cose, nello stesso modo da lui per altre. Venendo invece alla domanda riferita a me, non solo io non sono in imbarazzo, ma io, come devo dire, io sono orgoglioso del mio lavoro. Io penso che il mio lavoro, il lavoro di avvocato, sia quando viene fatto naturalmente in modo corretto, in modo trasparente, io mi sforzo di farlo, non so bene, però almeno correttamente credo di cercare di farlo, credo che sia il primo presidio di legalità. Non esiste una legalità senza avvocati, non esiste un processo senza difensore, non esiste giustizia senza qualcuno che rappresenti sempre la voce degli indagati e degli imputati. Poi per caso i due indagati di cui si è parlato nei giorni scorsi, anche qualche organo di stampa ne ha parlato come inopportuna la mia difesa proprio nel momento nel quale, che non erano peraltro imputati di voto di scambio, era un'altra l'imputazione, sono stati scarcerati ieri dal Tribunale del Riesame per mancanza di indizi, il che dovrebbe far sempre ricordare che quando uno è accusato di un reato e quanto più è grave il reato di cui è accusato, tanto più ha diritto ad essere difeso e ha diritto a quella che si chiama presunzione di innocenza. Noi non dobbiamo mai attribuire patenti di colpevolezza per il solo fatto
che una persona va sotto accusa. Questo significa per me essere primo presidio di legalità. Una cosa però la voglio dire su quello che invece poi ha detto Vito, che in buona parte naturalmente io condivido. Vito fa bene a ricordare le belle immagini di Lolita Lobosco, perché noi abbiamo riscoperto una bellezza che avevamo già in città. Noi abbiamo da sempre uno dei centri storici più belli, non soltanto d'Italia, ma forse di Europa. Una città vecchia straordinaria, lo è sempre stata, anche nei periodi di massima povertà. Però dovremmo anche ricordare che questa città è anche la città in cui noi abbiamo 90.000 persone sulla soglia della povertà. È anche una città nella quale noi abbiamo interi quartieri che sono non periferici perché sono distanti chilometri dal centro, ma perché sono quartieri periferici nella sostanza, perché sono quartieri di emarginazione, di mancata integrazione, di povertà diffusa. E io credo che noi dobbiamo occuparci, dopo l'ottimo lavoro fatto da Antonio De Caro, e dobbiamo dedicarci soprattutto a questo. Abbiamo restituito l'orgoglio di essere baresi, siamo felici di essere a Bari, ma dobbiamo essere felici tutti, o dobbiamo cercare di essere felici un po' tutti, perché ho l'impressione che in questo abbiamo accumulato qualche piccolo ritardo. Io ieri sono stato a Enziteto. Enziteto è un quartiere su cui bisognerebbe fare un ragionamento particolare. E chi è a Enziteto si lamentava del fatto di aver trovato casa a Enziteto, perché no, io non sono di Enziteto, io sono di Bari, ma mi hanno portato qua perché solo qua ho trovato casa, e poi mi sono ritrovato a 15 chilometri dalla città senza mezzi di trasporto per la città. Queste sono le cose di cui dico ci dobbiamo occupare, perché sono certo che me ne occuperei io, e penso che se ne occuperà anche Vito Leccese, se il sindaco sarà lui. Ce ne siamo già occupati, diciamo, in parte, perché del resto proprio tu esalti l'attività in senso di attività sociali svolte dall'amministrazione comunale De Caro. Poi francamente i dati mi sembrano un po' eccessivi, 90.000 persone. Io capisco che con la conclusione scellerata del reddito di cittadinanza avremo 20.000 persone che prima beneficiavano del reddito di cittadinanza, che ora, diciamo, non usufruiranno più di questo aiuto e di questo sostegno economico, e quindi saranno presi in carico dal Comune di Bari. Però voglio dire che sul sistema di protezione sociale abbiamo fatto veramente tanto. Molte cose vanno certamente migliorate. Io non sono tra quelli che dice va tutto bene, siamo tutti felici in questa città, però riesco ad apprezzare le cose che sono state fatte, soprattutto quelle, diciamo, che in qualche modo ci consentono oggi di essere orgogliosi della nostra città, e poi anche di pensare al futuro, in che modo modificare, cassare, integrare le iniziative che potrebbero essere più inclusive e consentirci di recuperare magari quei quartieri periferici a un disegno più complessivo di governo della nostra comunità. Posso fare un esempio concreto? La prima cosa che dovremmo fare per le periferie. Io questo volevo chiedervi, una proposta concreta per le periferie, chiesta da chi tra l'altro vive non in, un minuto, in un quartiere 10 di periferia. Secondi, decentramento e servizi nelle periferie. Noi parliamo per esempio di Enziteto. Enziteto è una città che non ha servizi, non ha uffici. I cittadini di Enziteto, se vogliono arrivare ai servizi del comune, devono venire a Bari. Sono cose banali, li abbiamo tolti. Enziteto aveva una stazione ferroviaria nel 2006 che avrebbe portato i cittadini di Enziteto a Bari su binario, non ce l'ha più da 18 anni. Sono cose apparentemente semplici, in realtà sono semplici concettualmente, ma forse sulle quali ci dobbiamo concentrare un po' di più, perché la lotta alla povertà non è soltanto sostegno ai poveri, è soprattutto creare le condizioni perché siano meno poveri culturalmente, meno poveri economicamente, meno poveri per posizione, per mobilità urbana. Questo rende le persone meno povere. Beh, io credo che la sfida che ci attende è quella del
diciamo, riorganizzare anche sul piano territoriale la città. Del resto sono stati fatti, commessi degli errori nel passato, ma diciamo nel passato, negli anni 70, negli anni 80, quando anche, diciamo, le forze della sinistra accompagnavano progetti scellerati di espansione della città, dove sono stati realizzati quartieri a 20 chilometri di distanza dal centro cittadino. Ora dobbiamo ricucire, rammendare le periferie e ricollegarle al centro cittadino, o quantomeno non farli più sentire, diciamo, cittadini di serie B. Per fare questo abbiamo una grande sfida, che è quella che ci aspetta sul nuovo piano regolatore, il cosiddetto piano urbanistico generale. Se funzionerà il meccanismo che l'amministrazione comunale sta anticipando rispetto, diciamo, al piano Costa Sud, il meccanismo della perequazione, potremo avere minore consumo del suolo, potremo avere minori volumetrie da realizzare e potremmo compattare quelle aree che attualmente sono distanti dal centro cittadino con il centro cittadino, collegandole meglio alla città. È una sfida importante, su questo dovremmo confrontarci, perché io vorrei ricordare a Michele che noi ci stiamo candidando per il governo della città, non per fare opposizione all'interno del Consiglio Comunale. Quindi quando lanciamo delle idee, dobbiamo essere anche nelle condizioni di poter sostenere praticamente quelle idee, perché anche questa cosa della stazione di Enziteto con il collegamento ferroviario, che ovviamente non è una competenza del comune, diciamo, francamente mi sembra, diciamo, una cosa vecchia. Tra l'altro tu stesso hai detto che la stazione è stata dismessa 18 o 20 anni fa. Noi dovremmo invece cercare di capire, di individuare all'interno delle competenze del comune di Bari collegare. Io poi sono d'accordissimo, no? Cioè la povertà, le azioni di contrasto alla povertà non si combattono solo con il sussidio economico, che ovviamente è una cosa importante, il sostegno quotidiano di queste persone, ma si combattono e si contrastano con interventi sia di tipo infrastrutturale fisico, sia di tipo di infrastrutturale sociale, morale. E per fare questo, veramente la sfida che ci attende è una sfida impegnativa, su cui veramente dovremmo fare una riflessione di carattere generale. Allora, io leggo i commenti. Nei commenti si richiede, diciamo, delucidazioni su un piano nuovo rispetto ai parcheggi, si parla di piste ciclabili, leggevo, me ne sono appuntate qui, quelle di Corso Vittorio Emanuele di Apigia, che, diciamo, tolgono spazio. Io però, diciamo, oltre a questo elemento, che poi può entrare anche in questo discorso, vorrei invece aggiungere uno che personalmente non ho mai sentito essere stato trattato in tutti i confronti fatti finora, che è quello della questione di genere, che non sembri strano. Io non voglio parlare qui di quote rosa, non voglio parlare di assessore donne, non voglio parlare di donne nelle liste. Voglio parlare di una città a misura di donna, quindi anche urbanisticamente parlando misure come esistono in altre città del mondo, penso a Vienna, penso a Barcellona, che possano rendere la vita di una donna più sicura, perché prendere un autobus in un certo punto può essere più sicuro. Rivolgersi a delle architette o delle donne che lavorano sull'urbanistica di genere può essere utile. Insomma, visto che ci sono state sollecitazioni in questo senso, mi piacerebbe rimarcarlo, perché io non posso, diciamo, perché purtroppo è una tara che ho qua, diciamo, da buona parte della mia vita. Forse ritengo essere la cosa più bella che posso donare a chi mi ascolta di tanto in tanto, e questo è il mio impegno su come, diciamo, dare voce alle donne, appunto, non solo nella presenza e nel merito delle donne, che poi è conseguente, ma anche di come una città può essere fruibile dalle donne, oltre che dagli uomini, naturalmente. Prego.
Michele, vuoi dire? Vito. Bene, allora, proprio negli ultimi tempi ci stiamo confrontando con delle esperienze, delle prassi, delle buone pratiche significative maturate in altre città europee molto più avanti rispetto a noi, come per esempio l'urbanistica di genere. Diciamo, è una cosa molto interessante per consentire, diciamo, l'esercizio di diritti a tutti in una città. E l'urbanistica di genere porterà certamente, quando si affronteranno le questioni del nuovo piano urbanistico generale, potrà essere, diciamo, una pratica da introitare nelle politiche di governo a Bari. Però nel frattempo ci sono anche azioni significative che possiamo fare partire già da oggi, no? Per esempio, una delle competenze che attribuisce il testo unico degli enti locali ai comuni, ai sindaci in particolare, è il piano dei tempi della città. Ora, su questo devo dire le amministrazioni precedenti hanno incominciato a ragionare, penso per esempio agli orari di apertura e chiusura degli asili nido e anche delle scuole materne, perché il problema, allora metto un attimo in disparte la questione relativa alla rappresentanza delle donne nel nostro paese, che dovremmo dare per scontato. Purtroppo oggi, leggendo i dati Istat, solo il 2% dei consigli di amministrazione, sia delle aziende pubbliche che delle aziende private, ha il 2% di presenza femminile, diciamo, e questi sono l'8% dei sindaci italiani, sono 8.000 comuni, sono donne, o il 30% del Parlamento italiano è rappresentato da donne. Quindi, a parte questo, diciamo, noi dobbiamo lavorare su un problema di conciliazione anche per consentire alla donna non solo di esercitare i propri diritti, ma anche di farli con una certa, in modo agevole, quindi sui tempi della città, sui tempi di conciliazione vita-lavoro, sono cose su cui già stiamo lavorando. Penso alla dotazione dei posti negli asili nido. Certo, gli asili nido si realizzano soprattutto per i minori, per consentire ai minori uno spazio e un luogo, diciamo, di crescita. Però aumentare la dotazione, e Bari lo sta facendo con l'utilizzo dei fondi del PNRR, che porterà ad avere 1.400 posti negli asili nido comunali entro il 2026, sono tutti presidi utili per conciliare i tempi vita-lavoro e quindi utili per poter, come dire, consentire alle donne di vivere pienamente la città. Allora, gli asili nido vanno benissimo, naturalmente ne faremo molti altri, anche perché abbiamo finalmente i finanziamenti per farli, come ha ricordato Vito anche in altre occasioni, ma io vorrei un po' allontanarmi da questa teoria per la quale noi parliamo delle donne in quanto madri, punto. Quindi asili nido. Noi abbiamo un problema innanzitutto sociale, culturale, di genere, appunto. Chi è donna spesso lavora per tre. Fa un lavoro suo, fa un lavoro in casa e fa un lavoro per i figli e ha servizi per mezzo, perché in realtà le politiche, anche le politiche urbane, non pensano all'obiettivo donna, pensano al lavoratore maschio come ideal tipo su cui costruire una politica. Io credo che questo criterio noi lo dobbiamo invertire. E mi permetto però di dire che dobbiamo incominciare ad invertirlo proprio dalla rappresentanza, perché non è una cosa che possiamo scindere. Possiamo dire tutto quello che vogliamo. Io mi sforzo di cercare di ragionare sulle donne, ma sono maschio. Sono maschio, vivo, ho vissuto una vita intera da maschio, sono un lavoratore maschio. Credo che le donne debbano avere una loro rappresentanza, debbano avere un peso nel governo della città, lo debbano conquistare in un livello che sia paragonabile al livello che oggi hanno nella società italiana, perché la maggioranza delle donne, le donne sono più laureate degli uomini e lavorano molto meno degli uomini. Allora, parliamo di Bari. E vengono pagate anche meno. A Bari abbiamo purtroppo 7 donne su 36 in consiglio comunale, e la cosa che più mi spaventa
è che le due donne che ai noi sono state sottoposte a misure restrittive negli ultimi tempi sono anch'esse in qualche misura vittime del patriarcato, perché a conoscerle quelle storie e il rapporto fra le donne e i loro compagni mariti, a loro volta ristretti in questa vicenda, dimostrano come spesso anche la rappresentanza femminile sia attrazione maschile, e questo è un grosso problema. Quanto alle politiche di genere, io credo che noi ci dobbiamo porre un problema di una città a misura di donne che poi è una città a misura di cittadino. Mobilità urbana riguarda innanzitutto le donne, ma riguarda tutti, città come si dice dei 15 minuti, cioè in cui non ci sia bisogno di spostarsi di 20 chilometri per trovare un servizio, ma lo puoi raggiungere agevolmente in 15 minuti, che è l'obiettivo, diciamo, di tutte le grandi e medie città europee. Questa, quando parliamo di decentramento, anche di decentramento dei servizi comunali, degli uffici comunali, parliamo di cose che sono a misura prima di tutto delle donne, che sono quelle più penalizzate, e poi di tutti i cittadini. Una cosa che su cui secondo me dobbiamo fare un ragionamento molto serio, anche autocritico, riguarda proprio il tema della sicurezza. Io per primo faccio, come dire, autocritica. Io ho sempre ragionato in termini di sicurezza globale. La sicurezza non è soltanto sicurezza di ordine pubblico, non è soltanto sicurezza dalla microcriminalità, dai crimini predatori, perché poi c'è un problema di sicurezza sociale. Va tutto bene, però noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini e soprattutto, prima di tutto, alle nostre cittadine di poter stare per strada, di poter uscire, di poter vivere senza pericolo. Naturalmente questa non è una competenza primaria di un comune, ma non è indifferente la politica che fa il comune, l'uso che il comune fa della polizia municipale, il modo in cui organizza la vita della città per garantire sicurezza a tutti. Questa è una cosa di cui noi, secondo me, ci dobbiamo preoccupare. Ancora una volta uso il plurale, perché sono certo che su queste cose il lavoro, almeno fra noi, cioè fra me e Vito Leccese, sarebbe comunque certamente un lavoro comune, è un obiettivo comune. Allora, si è parlato di trasporti e quindi di servizi. Il comune, soprattutto un grande comune come quello di Bari, è una grande azienda di servizi che vengono offerti anche attraverso le municipalizzate. Ora le municipalizzate sono state anche toccate da questa inchiesta che ha, ripeto, terremotato la politica barese. Però gli obiettivi devono essere due, a mio modo di vedere: quello di garantire la trasparenza della gestione e di fare in modo che la gestione di queste municipalizzate sia efficiente ed efficace, cioè che risponda a criteri di managerialità. E allora, voi come intendete rinnovare la governance delle municipalizzate? Perché questo è un tema centrale, a nostro modo di vedere. Guardi, per legge la governance delle municipalizzate viene indicata dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile dopo l'insediamento del sindaco, quindi è una competenza delle forze presenti nel Consiglio Comunale. Il discorso è relativo, diciamo, alle capacità manageriali delle persone che vengono chiamate, diciamo, a gestire l'azienda, e lì abbiamo dei grossissimi limiti, perché oggi la retribuzione o l'indennità che viene riconosciuta a un manager, lì pensi che, diciamo, ci sono aziende, AMTAB, AMIU Puglia, che hanno quasi 1000 dipendenti, e per legge lo stipendio del manager non può superare i 2000 euro mensili. Capisce bene che è difficile reperire sul mercato dei professionisti, dei manager di azienda, persone disponibili ad assumersi responsabilità di questo tipo con retribuzioni così basse. Però, detto questo, io credo che più che della governance e di chi dovrà gestire i servizi, dovremmo occuparci del tipo di servizi che devono erogare queste società, perché sono ovviamente servizi fondamentali, basilari per far funzionare un'intera comunità e per consentire alle comunità di vivere
pienamente la città. Penso, diciamo, non solo alla parte della distribuzione energetica, del gas, ma soprattutto alla parte che si occupa del trasporto pubblico e poi quella che è relativa all'igiene urbana. Certo, dal mio punto di vista, io credo che alcune cose, anzi parecchie cose, vadano migliorate, che l'utilizzo dei fondi del PNRR, in gran parte già stanziati per attività, per opere già appaltate, potranno darci la possibilità di migliorare i servizi. Poi ci sono alcuni settori, penso all'igiene urbana, dove in qualche modo non si può prescindere anche dai comportamenti individuali, dall'educazione civica e dalla condivisione del cittadino rispetto a comportamenti virtuosi. Però su questo ovviamente il discorso è molto complesso. Bisogna lavorare, bisogna, come lei giustamente ha ricordato, dare efficacia ed efficienza ai servizi che eroghiamo. Guardi, io la faccio molto semplice e anche molto diretta, se vuole. Siccome oggi è la festa del papà, io ho avuto un padre che, come Vito ricorda bene, ha fatto per un breve periodo, breve ma molto intenso periodo, il sindaco. E una cosa mi ricordo bene, è stata anche ricordata pubblicamente. All'epoca si chiamavano nomine, oggi non si chiamano più nomine, ma funzionano più o meno nello stesso modo. A un certo punto il sindaco decide chi nominare. All'epoca si facevano le terne, si portavano le terne al sindaco e si chiedeva chi scegli fra questi tre professionisti. E ricordo che mio padre chiedeva quale di questi tre è nostro, Leccese, e allora nominava un altro. Quale di questi tre è nostro, Ferretti, e nominava un altro. Quale di questi tre è nostro, Viggiano, e nominava un altro. Al quarto, giustamente, il capogruppo gli chiese, scusa, ma perché elimini sempre i nostri? Perché noi non dobbiamo dare neanche l'impressione di nominare persone a noi vicine, noi dobbiamo nominare le persone migliori. Allora, la prima cosa che dovremmo eliminare è il manuale Cencelli applicate alle nomine. Noi dovremmo cercare le persone migliori. Poi Vito dice una cosa vera, profondamente vera, la retribuzione dei manager pubblici, soprattutto in questo tipo di società, è molto bassa, ma io ho un'impressione che se noi aprissimo un albo con i giovani, le donne che hanno competenze manageriali, anche diciamo a un'età bassa, non necessariamente a 50 o a 60 anni, troveremmo tanti amministratori capaci e amministratrici capaci che hanno voglia di occuparsi della cosa pubblica. Io non ho mai avuto l'impressione che nelle società partecipate non ci fosse nessuno che voleva andare ad amministrare. Onestamente ho sempre avuto l'impressione contraria, che si facesse a gara, perché è vero che la retribuzione è bassa, ma diciamo l'influenza, il potere che si può esercitare non è bassissimo. Noi forse su questo dovremmo un po' cambiare il nostro modo di pensare, e dico nostro, non sto dando le pagelle a nessuno. Vabbè, posso un attimo? Sì. No, perché i tempi ovviamente quando il papà di Michele ha fatto il sindaco sono cambiati, nel senso che, a parte che non esistono più le aziende municipalizzate, laddove era il consiglio comunale a fare le nomine, quindi si utilizzava il manuale Cencelli. Oggi sono società per azioni a prevalente capitale pubblico o a socio unico, come nel caso di alcune delle nostre aziende. E lì c'è un albo, nel senso che chiunque si può iscrivere, purché abbia i requisiti, la laurea, l'esperienza maturata nel campo, cioè si valuta sulla base dei curricula che arrivano in modo, diciamo, pubblico, libero, da parte di tutti. Qualche ovviamente, dubbio, Vito? Ma, qualche hai dei dubbi? Io ti posso dire, evidentemente non conosci esattamente come funziona. Conosco però bene come funziona, viene garantisco pubblicato, che le leggi viene le conosco pubblicato bene. Ma non sto dicendo che le nomine siano state fatte le con leggi. Questo criterio. Va bene, e comunque c'è un albo che è aperto a tutti, si possono iscrivere, e dopodiché il sindaco, sulla base delle indicazioni date dal Consiglio Comunale rispetto ai requisiti che devono avere gli iscritti all'albo, sceglie all'interno di quell'albo, ma è un albo pubblico. Io passo ad un'altra domanda, però non sono d'accordo, cioè, da 57enne rivendico che anche diciamo, chi ha scavallato
di 50 può avere l'energia. Io ho scavallato 60, quindi figurati. E quindi, lui è vecchio, ma posso essere e io. E quindi, assolutamente. Anzi, noi ci l'arco dobbiamo è giovane, degli ma ci sono tanti anziani giovani dentro e anziane giovani dentro. No? Allora, ho sentito parlare di consiglio comunale. Vorrei fare una proposta, ma chiedere poi se è una proposta realistica, perché il nostro comune ha tante commissioni. Allora, quando ero giovane, finalmente fu sdoganata ad un certo punto la possibilità che anche i consigli comunali potessero essere guardati dai cittadini, visti dai cittadini in diretta televisiva. O anche oggi, insomma, si può immaginare web. Proposta, proprio per cercare di perseguire il, appunto, il segno della trasparenza e anche dell'apertura delle porte del palazzo ai cittadini. È possibile immaginare che anche le commissioni possano essere viste dal pubblico in diretta, per esempio? Voi lo condividereste come metodo? Oggi i consigli comunali vengono trasmessi in diretta streaming attraverso il nostro portale, dopodiché anche i lavori delle commissioni sono lavori aperti al pubblico, lo dice la legge, quindi non è che fa parte della discrezionalità dell'amministratore. Siccome ho qualche dubbio che raggiungeremo un audience altissima per la visione dei lavori delle commissioni, io mi limiterei semplicemente a tornare, perché credo che non sia così attualmente, al fatto che le commissioni si fanno in presenza e non da remoto, perché c'è stata una diatriba anche in Consiglio Comunale su questo punto, perché le pratiche instaurate nel Covid, il lavoro da remoto, quindi la possibilità che si facesse da casa o dal mare, erano necessitate. Io penso che adesso chi svolge un'attività pubblica viene anche remunerato oggi per un'attività pubblica. Bisogna ricordare che oggi i consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci sono retribuiti, non siamo più negli anni 90 in cui era sostanzialmente un'attività gratuita o comunque un'attività onoraria. Oggi invece è un'attività per certi versi anche giustamente remunerata. Io penso che si debba svolgere in presenza, più che mettere lo schermo io lo toglierei, ecco, se devo proprio fare una proposta. Lo schermo è una battuta la mia. Secondo me è anche io penso che aprire le porte e rendere sempre i cittadini partecipi, anche se una sola persona vuol capire che cosa succede, sono qual d'accordo è la quotidianità, un bambino, perché noi dobbiamo educare anche la cittadinanza attiva e sperare che i nostri giovani vogliano diventare amministratori delle nostre città. Sono d'accordo. Quindi, sono d'accordo. La logica è quella di riavvicinare la gente alla politica, anche perché, vi lancio una provocazione a entrambi, 6 mesi di tira e molla su candidature primarie probabilmente hanno allontanato molte persone dalla politica, hanno stancato, sfinito molte persone dalla politica. Allora non temete che poi questo confronto così serrato su questioni strettamente politiche, non sui contenuti e non sui programmi, possa l'8-9 giugno far schizzare i livelli dell'astensione, per esempio? Ma io credo di no, credo che il dibattito che c'è stato, forse un po' eccessivo sulla parte delle regole, ma il dibattito che sta animando questa consultazione delle primarie è un dibattito che porterà a invertire la tendenza rispetto all'astensionismo. Io credo che già a partire dalle primarie ci sarà una grande partecipazione, perché ovviamente il dibattito interno alla coalizione ha destato interesse, del resto fortunatamente la campagna elettorale la stiamo facendo all'interno del centro-sinistra, fortunatamente o sfortunatamente, perché poi vorrei ricordare a tutti che il vero avversario è il centrodestra e oggi il centrodestra non ha un volto, non ha un nome, non ha iniziato ancora a rappresentare la sua idea di città per i prossimi 5 anni. Quindi io credo che stiamo facendo un servizio alla democrazia cittadina. Allora io chiudo con una cosa dire sull'astensionismo. Io credo che l'astensionismo sia il nostro problema, non è un problema solo di Bari, non è un problema solo della Puglia,
non è neanche solo un problema nazionale. Ormai tutte le democrazie, la democrazia è in crisi in tutto il mondo, le democrazie occidentali sono in crisi di partecipazione e quindi inevitabilmente siamo in crisi anche noi, è ineluttabile. Però io farei una domanda io a voi, se gli spettatori che hanno seguito questa discussione hanno avuto l'idea di persone che sono lontane dalla vita della città, dai problemi della città, io credo di no. Penso che abbiamo parlato con voi dei problemi della città. Vito citava la destra. Io penso che sia un male che a Bari non ci sia di fatto un'opposizione, non è un bene, perché poi si scambia appunto l'opposizione con critica. Quando non si ha un interlocutore si fatica anche a comprendere fino a che punto le proprie idee sono giuste. Io non mi preoccuperei tanto delle discussioni interne al centro-sinistra, che ci sono, è bene che ci siano, ci sono le differenze. Io mi preoccuperei del mutismo tombale della destra, che da mesi non fa altro che rinviare di settimana in settimana l'annuncio di un candidato che deve venire da Roma come il Papa. Credo che alla fine aspetteranno l'esito delle primarie. Credo che sia un male, non penso, un male, lo dico in modo preoccupato. Ho detto sfortunatamente, penso che sia, no, ma è un male anche rispetto nostro. Al nostro dibattito, come dicevi tu, perché alla fine diciamo si stenta a capire quali sono le differenze tra i due candidati all'interno dello schieramento e poi non si ragiona sulla sfida del futuro rispetto diciamo a quello che viene proposto dal centrodestra. Però credo che la vivacità del dibattito che c'è stata al nostro interno porterà a una grande partecipazione sia alle primarie che poi diciamo alla fase successiva. Allora, l'ultima domanda, perché scorrevo e che comunque ringrazio veramente tutti e tutte coloro che sono collegati perché stanno interagendo anche fra di loro, e quasi a segnare una scaletta, diciamo anche un timone del giornale, è sullo sport, perché in diversi chiedono anche che posizione si assumerà sulla Bari. Perché naturalmente, diciamo, il momento, io non seguo il calcio, però naturalmente so bene che il momento non è dei migliori, e quindi la domanda che mi sono appuntata appunto è quella riferita anche ad un organo di vigilanza, di garanzia, visto quanto avvenuto rispetto diciamo all'ultimo momento, all'ultima fase che sta vivendo il Bari con la società che la rappresenta, che non è peraltro barese, e sono amici di Ciriaco, che è napoletano, no? Sì, e quindi siccome sappiamo che i baresi poi sono orgogliosi, no? Non vogliono sentirsi secondi a nessuno, come giusto che sia, mi piacerebbe capire appunto come da futuro sindaco insomma si potrebbe dare una risposta ai baresi sulla Bari. È una domanda complicata, perché Vito si chiama Leccese, quindi vabbè, da Vito, questo punto di vista parte svantaggiato. Però lui già in tempi non sospetti. Gli passo la battuta, anche perché nel filmato promozionale ho dovuto dire. L'hai dovuto, tempo che l'hai dovuto dire. Allora. Dico io tre cose. Allora, Vito ha ricordato un periodo in cui non eravamo orgogliosi di essere baresi, ma avevamo la squadra in Serie A. Adesso questo lo vorrei ricordare a tutti, eravamo molto orgogliosi all'epoca, abbiamo vinto storiche partite a Bari in quel periodo. Qui forse eravamo meno orgogliosi della città, ma molto orgogliosi della squadra di calcio. Dopodiché, come devo dire, io penso che la politica dovrebbe avere un rapporto laico con la tifoseria e con il calcio, perché il calcio è importante, è un elemento di coesione cittadina, fa parte della nostra identità, però secondo me chi si occupa di istituzioni, chi si occupa di politica, dovrebbe sempre avere, come devo dire, una linea di confine rispetto all'attività sportiva, perché sennò il rischio di confondere i piani, e quindi quando poi le cose vanno bene di cavalcare la tigre, quando ahimè le cose vanno male, in questo momento vanno molto male per la squadra di calcio, rischia di subirne le conseguenze. Io penso che un'amministrazione comunale
si debba prima di tutto occupare dello sport e non necessariamente della squadra di calcio. Noi siamo una città un po' strana in cui uno pensa che è sportivo perché vede le partite in televisione, ma invece lo sport è un elemento fondante della cultura di una città, del benessere di una città e anche della lotta all'emarginazione della città. Poi se si deve occupare proprio della squadra di calcio, si tratta di farlo nel modo più trasparente possibile per creare le condizioni migliori dell'offerta della città rispetto a un'attività che è un'attività privata, perché nelle squadre di calcio investono i privati con tutti i problemi che questo comporta, compreso quello, ahi noi, adesso di trovarci con la seconda squadra di Napoli, come è stato detto. Magari quindi vigilare. Allora, un cenno brevissimo sullo sport e sulla necessità di potenziare gli impianti sportivi nella città di Bari. Ovviamente tanto è stato fatto e poi devo anche ringraziare l'attuale assessore allo sport Pietro Petruzzelli, perché diciamo con caparbietà ha preteso che in ogni progetto nuovo di realizzazione di parchi, giardini, aree esterne, ha preteso che ci fossero aree con attrezzature sportive, playground. Infatti la città da questo punto di vista oggi è in grado di fornire diciamo, in qualche modo servizi sportivi e impianti di livello in ogni zona della città. Sulla questione del baricalcio, io capisco l'amministrazione deve stare fuori ovviamente dalle questioni che riguardano la gestione proprio in senso stretto della squadra, però è pur vero che il sindaco per legge rappresenta la comunità locale e se una parte della comunità locale diciamo, è in qualche modo ha reso la piazza di Bari come una delle piazze delle tifoserie migliori diciamo in Italia ed è come dire ha un senso strettissimo quasi identitario con la città, ovviamente non può trascurare questi sentimenti e quindi io credo che il sindaco o i rappresentanti dell'amministrazione comunale debbano pretendere, anche perché noi mettiamo a disposizione della società sportiva diciamo, un impianto calcistico di straordinaria bellezza architettonica che ci viene invidiato da tante altre città italiane. Quindi, come dire, poi magari non ci sono gli strumenti perché la società è una società privata, però in qualche modo possiamo pretendere che la gestione della società sia una gestione sana, trasparente, che possa permetterci di raggiungere risultati e traguardi sportivi che siano diciamo, adeguati ai sentimenti della tifoseria barese. Forse è proprio questo quello che chiedevano. Io veramente vi ringrazio per il vostro tempo, per la disponibilità e soprattutto per la chiarezza, perché l'essere entrati, anzi aver anche rinunciato a raccontare di voi, delle vostre personalità per entrare nei temi della politica e dei bisogni della città per noi era fondamentale e quindi vi ringrazio per averlo fatto. Grazie. Anche da parte di Ciriaco Viggiano e quindi dell'Edicola del Sud, della redazione, molti dei giornalisti sono qui presenti in sala insieme agli editori, insomma grazie e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi per, anche per l'ospitalità e per averci consentito insomma di e soprattutto di buon lavoro a voi. Siamo grazie. Giovani però insomma abbiamo voglia comunque di brindare. Grazie a chi ci buona ha giornata. Seguito continuate a commentare perché noi insomma cercheremo anche di rispondere e a tutte le domande che non riusciremo a soddisfare le gireremo ai nostri due candidati. E soprattutto grazie. Andate a votare il 7 aprile. Ah beh certo, ci sono le primarie del 7 aprile che noi seguiremo.